Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: gravissimo furto per Davide Silvestri, si sono finti lui rubandogli l'identità, scatta la denuncia da parte dell'ex Geffino. Davide Silvestri. L'uomo ha riscosso moltissimo successo grazie alla sua recente avventura all'interno della casa del GF VIP 6. Infatti, è arrivato secondo, ad un passo dal vincere il reality e portarsi a casa il montepremi di 100.000 euro. Da quando è finito il programma anche lui, come tanti altri ex Geffini che hanno lasciato il segno, è spesso ospite in programmi televisivi in cui racconta della sua lunga permanenza all'interno della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Anche su social è particolarmente seguito, su Instagram ad esempio, nonostante non abbia ancora la spunta blu del profilo verificato, si sta avvicinando ai 100.000 followers che lo supportano quotidianamente, come hanno fatto quando era un concorrente della trasmissione televisiva di Canale 5. Davide Silvestri, vittima di un furto d'identità. Proprio sui social l'uomo ha lanciato un recente avviso piuttosto importante. Come tanti altri personaggi pubblici, anche lui ha i suoi haters e coloro che, facendo i furbi, cercano di conquistare la sua fama. Infatti, Davide ha recentemente raccontato di essere stato vittima di un furto d'identità sui social media, cosa che accade sempre più spesso ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo. L'ex Geffino ha infatti comunicato ai suoi fan attraverso le sue stories di Instagram che c'è un profilo che si spaccia per lui e che è molto semplice da scambiare con quello ufficiale, dato che ancora non ha ottenuto da Instagram la spunta blu. Attenzione a questo profilo falso, followers e post diversi, info uguali. Non confondetelo con il mio, segnalatelo in tanti. Già in tanti stanno scambiando i due profili, confondendo quello fake dal suo originale. La situazione, se dovesse aggravarsi e se in molti non dovessero segnalare questo finto profilo, potrebbe sfuggire di mano, richiedendo persino l'aiuto delle forze dell'ordine e costringendo Silvestri a denunciare il fatto. Per tutti questi personaggi che utilizzano i social network per lavorare ogni giorno, Davide ad esempio sponsorizza la sua birreria di Milano condividendo foto e video, avere un account sicuro e seguito è essenziale e quest'altro account fake potrebbe persino danneggiare il suo business. Speriamo dunque che questo profilo venga immediatamente chiuso per non dover ricorrere ad aiuti da parte di legali e professionisti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.